È la messa nella cattedrale di San Patrizio, nel centro di New York, la chiesa più importante e più conosciuta per gli oltre 50 milioni di cattolici degli Stati Uniti. Ma la musica che accompagna la funzione è tutt'altro che americana. Ha le sonorità arcane e suggestive degli antichi canti popolari della Sardegna. È la voce di Maria Carta, la prima donna invitata a cantare nella messa e a tenere un concerto in questa chiesa. Accompagna la funzione con alcuni classici del canto gregoriano, lo Stabat Mater e il Dies Irae, e con un'Ave Maria algherese del 1700, in lingua catalana. Come i fedeli di Notre Dame a Parigi e quelli di altre grandi chiese europee, neanche i 3.000 newyorkesi della cattedrale di St. Patrick sfuggono al fascino di questa musica. Terminata la messa, Maria Carta comincia il suo concerto, una ricca selezione di antiche ninne nanne e canti di Natale e di melodie tradizionali del Logudoro, della Barbagia e della Gallura. La carica emotiva e la spiritualità di questa musica fanno superare anche l'ostacolo della lingua. È un'esperienza che questo pubblico non dimenticherà, e nemmeno Maria Carta. Ma nella cattedrale di San Patrizio per me è una cosa, forse il sogno di che può avere un artista tutta la vita, soprattutto una che fa il canto gregoriano come me, e pare che sia la prima volta che una donna è entrata qui dentro a cantare. E allora ho pensato che uscire da un paese di 2000 abitanti dove cantavo nella mia chiesa, arrivare fin qui penso che sia, che per me è stata una cosa molto importante. Dopo l'esibizione di New York, la tournée di Maria Carta continuerà con 3 altri concerti di Natale in altrettante città degli Stati Uniti.